L'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura ha raccontato Guido D'Orso nell'ambito della rassegna Ritratti Italiani per celebrare 150 anni d'Unità d'Italia, rassegna organizzata dal Teatro Carlo Gesualdo nella Chiesa del Carmine in collaborazione con il Comune di Avellino. Lezio Magistralis di Nicola Mancino, l'occasione è soprattutto una riflessione sull'attuale assetto politico e sulla classe dirigente meridionale, una lezione per non disperdere soprattutto l'eredità d'orsiana. Le masse hanno fatto irruzione nelle piazze, nelle sedi dei partiti, sono diventate protagoniste, non destinatarie passive di ordini e di decreti. Dico che non sono sufficienti perché abbiamo bisogno di mobilitare la pubblica opinione con il coinvolgimento delle giovani generazioni, con quelli più maturi, con quelli più esperti, con quelli che possono dare un consiglio, che possono raccontare la propria esperienza, cioè la democrazia si alimenta di questa riflessione plurale. Ecco, oggi come le appare la classe dirigente del Mezzogiorno? C'è ancora opportunismo, il trasformismo è ancora una piaga secondo lei? Ma guardi, io registro che il concetto si può anche slargare sul territorio. Cioè va oltre il Mezzogiorno. Certo, nel Mezzogiorno abbiamo problemi seri, abbiamo difficoltà notevoli e abbiamo generazioni che si sono quasi dissociate dal vivere comune, vivere nella società. E questo è il punto. Cioè le forze politiche devono comprendere che per rinnovare la classe dirigente devono aprire porte e finestre, devono avere la più larga partecipazione, il confronto, anche il duro confronto sulle cose da discutere, da proporre, da realizzare, sono cose che non possono passare soltanto attraverso gli addetti ai lavori. La rivoluzione meridionale, Presidente, è rimasta però incompiuta? Ci sono stati momenti di grande trasformazione nel Mezzogiorno e adesso il Mezzogiorno sta vivendo uno dei periodi più negativi, più oscuri.